Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare le pagelle di Manchester United e Aston Villa finita 4-2 per noi. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e soprattutto a mettere mi piace e quindi supportare questo format, ragazzi, che richiede veramente tantissimo tempo. Voglio fare ancora un'altra premessa. Per lo più vi voglio fare una domanda. Adesso che c'è la pausa nazionale e quindi io non voglio far stoppare completamente il canale, vorrei chiedervi, ma a voi un format dove parliamo di quello che sta facendo Antonio Conte, di quello che sta facendo Ten Hag, di quello che dell'assenza di Kai Havertz e tantissimi altri argomenti, quindi analizzare o allenatori o giocatori, vi piacerebbe come tipologia di format? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Adesso però non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo. Partiamo proprio da Davide Gea, voto 5,5. Do 5,5 a De Gea, ragazzi, perché non mi sta piacendo neanche in fase di costruzione. Infatti anche contro l'Aston Villa si prende più di un rischio che per fortuna non ha creato danni alla squadra. Dalò voto 4,5, la peggior partita di Dalò per ora in questa stagione, la peggiore sia in fase offensiva che in fase difensiva. Tralasciamo l'autogol perché può succedere, succede a tutti, ci ha messo il piede per cercare di deviare la palla. Allora, sottolineiamo il fatto che quell'intervento non aveva senso, perché te arriva la palla, se tu ci metti il piede come l'ha messo lui, è bella che andata che prendi fai autogol, perché quell'intervento non c'ha senso, o la spazi, la butti via, non c'ha senso che tu metti il piede e lo lasci lì. Lui ha messo il piede, l'ha lasciato lì, è normale che ha fatto autogol. Ma tralasciando quell'intervento stupido, do 4,5 perché proprio non ci stava con la testa, né in fase difensiva né in fase offensiva, quindi peggior partita di Dalot con lo United di quest'anno. Lindelof, voto 5. Anche lui pessimo, insieme a Maguire 4,5, entrambi veramente orribili, non possono più giocare insieme. Questa è una è l'ennesima prova che ci fa capire che questi due insieme non possono giocare, perché questa volta ti è andata bene, la prossima volta non ti va bene, perché difensivamente ogni, ed è grave da dire, ogni contropiede che tu subisci con Lindelof e Maguire, minimo gol, non è minimo, prendi gol. Ogni contropiede che abbiamo subito contro Aston Villa prendiamo gol, abbiamo preso gol, quindi non è possibile continuare così. Malassia voto 6, l'unico in difesa che prende a sufficienza, perché nel primo tempo scricchiola un pochino, ma nel secondo fa una prestazione incredibile, da applausi veramente, riesce a portare avanti la squadra, riesce a sostenere l'attacco ma a sostenere anche la difesa, infatti fa degli interventi importanti anche in fase difensiva nel secondo tempo, quindi ho voluto dare 6. Scott è un ragionamento un po' diverso, perché Scott dà l'ennesima dimostrazione di essere un giocatore bravo nella fase offensiva ma pessimo nella fase difensiva. Allora, io qui sto per dire un qualcosa che farà storcere il naso a molti di voi, ma non abbiamo un attaccante che segna, e questa è la realtà dei fatti. Ci sono veramente tanti attaccanti, possiamo dire, nel Manchester United, ma tra Martiale che si rompe sempre, Rashford che non è una vera punta, Ronaldo che non si sa chi è preso, non segna più. Ma perché non prova Scott punta? Allora, chi seguiva e chi segue le giovanili del Manchester United sa che Scott prima era un attaccante, quando giocava nelle giovanili era una punta che segnava, poi dei gol ne faceva. Cioè, se voi andate a cercare su internet, cioè andate a vedere, dei gol ne faceva quel ragazzo, e ne faceva pure parecchi. Adesso con l'avvento era arrivato Mourinho, l'ha messo centrocampista e poi scalato mediano e poi si è portato avanti st'idea, perché è alto e grosso, di metterlo mediano. Ma a questo punto non conviene metterlo sulla tre quarti in su, cioè metterlo punta. Io, alcuni mi prenderanno per pazzo, ma l'inserimento che ha fatto adesso, tralasciamo il passaggio clamoroso che ha fatto Carnaggio, ma lui ha fatto un inserimento da attaccante, ma non è la prima volta che lo vediamo fa questi inserimenti così.
Cioè lui ce l'ha proprio nel sangue. La botta da fuori, il tiro dentro l'area rigore, il colpo di testa, l'inserimento, ce l'ha proprio come caratteristica. E allora perché continua a metterlo in quella posizione del campo che lui soffre, perché lui non è un mediano, e soprattutto in un 4-2-3-1/4-3-3 dove lui deve essere o la diga o quello che imposta, non riesce perché soffre, ed è grave perché con l'Aston Villa ha dovuto fare nel primo tempo la diga e nel secondo tempo il regista. Poi quando si stava sul 2-2 Tenang lo va a mettere più in alto, lo va a mettere in una sorta di trequartista e cambia totalmente la prestazione, ed è per questo che gli do 6, perché per me questo ragazzo sta soffrendo delle scelte fatte in passato, sta soffrendo delle scelte fatte da un allenatore emblematico come Mourinho, che l'ha messo mediano, e amo tutti gli allenatori lo guardano solo come mediano, come centrocampista, quando per me lui non è un centrocampista, lui è un trequartista, è una punta. E non sto scherzando quando vi dico, perché non provare Scott punta? Perché contro, adesso vabbè c'è la pausa nazionale e tutto quanto, post mondiale, non provare a mettere Scott punta una partita? Cosa ci costa? Di punti per testare nuove cose ne abbiamo persi, perché non provare questo? Perché per me di punti non ne perdiamo, perché questo è un ragazzo alto, robusto, ha un buon colpo di testa, ha un buon tiro, ha un buon posizionamento, un buon inserimento, sicuramente fa bene. Appare il mio pensiero, mio personale. Poi vedremo. Fred, voto 5. Pessima partita sia nel primo tempo che nel secondo tempo, non mi è piaciuto per niente. Marcus Rashford, voto 7 e mezzo. Prestazione incredibile, si dimostra ancora una volta il trascinatore di questo Manchester United, si dimostra ancora una volta un giocatore importante per il Manchester United, si sta riprendendo piano piano quello che si merita. Van de Beek voto 5, sicuramente deve migliorare, non mi sta piacendo, dorme completamente, non riesce né a attaccare né a difendere, è spaesato, zero concentrazione, zero voglia di fare, non lo so, vedremo con il tempo quello che succederà. Bruno Fernandes voto 8, migliore in campo, un assist, un gol, una prestazione atomica sia in fase offensiva che difensiva. Domenica non c'era contro la Aston Villa, abbiamo perso 3-1. Giovedì c'è stato contro la Aston Villa, abbiamo vinto 4-2. Il centrocampo è completamente diverso, la tre quarti è completamente diversa. Contro la Aston Villa domenica non riuscivamo a tirare in porta. Con Bruno invece l'attacco gira, l'attacco segna, e poi c'è chi fa pure lo gnorri che scrive sui social: se c'era Ronaldo, Bruno quella palla come l'ha data a Martial, a Ronaldo non gliela passava. Una roba indecente, ragazzi, che adesso è uscito fuori il discorso che se Bruno gioca con Ronaldo, Bruno a Ronaldo la palla non gliela passa, quando è Bruno che difende a spada tratta ogni volta Ronaldo nelle interviste, nelle conferenze, in tutto e per tutto Bruno a Ronaldo lo difende sempre. Solo che queste sono le classiche persone che parlano senza sapere, e quindi bisogna lasciarle parlare perché hanno il diritto di parola, che io gli leverei immediatamente. Quindi Bruno migliore in campo, voto 8, solo applausi. Martial, più gol e assist fatti che minuti giocati, solo questo vi fa capire che giocatore è Martial e quanto pesa l'assenza di Martial per noi e per Ten Hag. Voto 7 e mezzo, un altro gol, uno può dire ha fatto un gol stupido perché tu per tu col portiere ha fatto tutto Bruno, no, perché lì ci devi sta, perché lì ti devi posizionare, perché lì ci devi essere. Lui c'è stato, ha segnato, ennesimo gol, speriamo che post mondiale si riprenda, speriamo che possa avere un po' di continuità a livello fisico, perché mi dispiace, mi duole ammetterlo e mi duole dirlo, se questo ragazzo non trova continuità, allora forse è il momento di separarci. Giocatore, ragazzi, imprescindibile, ve lo ripeto, però post mondiale noi non possiamo più sbagliare, perché questa squadra per me ha il diritto di puntare ad un posto in Champions. Adesso vedremo cosa succederà domenica contro il Fulham, match sicuramente importante, match che bisogna vincere perché almeno chiudi, e non sai come chiudi, perché se poco poco il Newcastle perde, il Tottenham perde e tu vinci, potresti addirittura sognare di chiudere prima del mondiale come terzo barra quarto in classifica. Questa squadra per me può ambire a qualificarsi in
Champions League e ci deve provare. E Martial, se trova continuità, bene, se non la trova è il momento forse di separarci, perché dobbiamo trovare questa continuità fisica e mentale. Eriksen, voto 6, entra, fa il suo, anzi migliora addirittura la manovra a centrocampo. Non ho veramente nient'altro da dire nei confronti di Eriksen, come non ho nient'altro da dire a Casemiro, che entra, prende 6, come Lisandro prende 6, tocca pochi palloni, quelli che tocca li tocca bene. C'è poco veramente da dire su questi tre ragazzi che entrano e fanno bene. Garnacho, voto 7 e mezzo. Guarda, io avrei voluto dargli 8, però non posso che dai mezzo punto in meno per la prestazione di Bruno, perché adesso alcuni si nascondono anche e dicono che Bruno non è che abbia fatto tutta questa grande prestazione, ma la fase difensiva offensiva del portoghese è altissima. Garnacho, ragazzi, ho veramente poche parole. 2 assist, la palla sempre incollata sui piedi, sa quando deve passare la palla, sa quando la deve quando invece deve puntare, quando deve fare l'uno contro uno. Giocatore che non sembra avere 18 anni. Io in questo momento per Anthony e Sancho avrei molta paura, perché Bruno è un giocatore parte integrante del progetto. Rashford è parte integrante del progetto. Martial è un giocatore che, a parer mio, è parte anche lui del progetto, perché se ha continuità fisica te neanche non lo leva dagli 11 titolari. Quindi rimane un posto per due giocatori fenomenali come Sancho e Anthony e Garnacho. Sono 3 giocatori per un posto. Io veramente credo che lo United a questo punto si possa imporre a livello di gioco con un 4-2-3-1 con Varane post mondiale, parlo. De Gea, Varane, Lisandro, Dalot, Shaw, Casemiro, Fred, Bruno, Garnacho, Anthony, Rashford. Credo che questa sia l'11 migliore al momento. Ovviamente con Martiale che ti trova continuità puoi passare ad un 4-2-2-2, puoi passare quindi al 4-4-2, puoi avere tanti cambi di modulo. Sicuramente col Barcellona non puoi giocare con il 4-3-3 come ho detto prima, però col Barcellona c'è tempo. Ten Hag, concludiamo quindi con Ten Hag. Ten Hag voto 8 e mezzo. Allora ragazzi, molti sottovalutano la prestazione fatta dall'allenatore, la partita che ha preparato l'allenatore olandese. Tu perdi domenica 3-1 e vinci 4-2 tre giorni dopo, massacrando a livello tecnico e a livello tattico Emery, che è un allenatore che l'anno scorso col Villarreal ha buttato fuori la Juventus, ha buttato fuori il Bayern Monaco, un allenatore che ha vinto l'Europa League contro di noi. Quindi non era assolutamente facile preparare una partita, non dico perfetta, cioè non ho nient'altro da dire. E mi fa ridere che quando si parla di Coppa Inglese, di Coppa di Lega, tutti dicono City, è il Newcastle, è lo Liverpool, e nessuno che dice che c'è anche lo United. Cioè, nella competizione c'è anche il Manchester che ha contro il Burnley, che se passa col Burnley, c'è il Liverpool col City che si scontrano tra di loro. È veramente bello, posso dirvi la verità, che è veramente bello sentire persone che ci sottovalutano così tanto, sentire persone che continuano a mettere Antonio Conte sopra noi, che continuano a mettere il Chelsea sopra di noi, che continuano a mettere sopra noi il Newcastle. Io sono contento che ci sottovalutano, sono contento che ci prendono per i fondelli, sono contento che non capiscono il potenziale che ha questa squadra e che sta dimostrando zitta zitta, perché meglio così, meno pressioni abbiamo, più risultati positivi possiamo avere. Quindi ragazzi, io non mi lamento. Quelli che non parlano di noi, quelli che non ci nominano per niente, quelli che ci criticano in continuazione, non sanno quello che stanno dicendo, non sanno quello che stanno elogiando. Perché non ha senso, ripeto, elogiare il Tottenham di Antonio Conte
per quello che sta facendo e per quello che sta dimostrando. Ma questo uscirà un video a riguardo, dove parleremo proprio del Tottenham di Antonio Conte e quanto questo progetto sia una bocciatura totale. Però ragazzi, ora non creiamo altre polemiche. Io vi ringrazio per la visione, fatemi sapere qua sotto i vostri voti. E niente ragazzi, ciao a tutti e grazie mille per la visione di questo video. Bella raga.